numero uno, progetto comune, una lista che unirà il territorio di Vernole e non solo, unirà anche l'Italia. Dice: ma cosa sta dicendo c'è il nostro candidato sindaco questa sera? No, non sto dicendo nessuna, vi spiego subito. Mi hanno appena chiamato dalla Gazzetta di Venezia perché è rilevata questa cosa qui su questo giornale di Venezia. Dice: ma lei è il candidato sindaco di Vernole? Sì. Ma è un cugino del candidato sindaco di San Donà di Piave? Sì. E così, quindi questo qui un in bocca al lupo per mio cugino che è candidato sindaco a San Donà di Piave. Giorno 11 faremo una bella festa e sicuramente faremo il gemellaggio dopo, quindi oltre ad unire il comune di Vernole che è stato diviso, uniremo anche l'Italia, uniremo, quindi andremo molto più in là, uniremo. In bocca al lupo cugino, ce la faremo entrambi. I toni di questi giorni sono stati molto molto accesi. Questa sera, di ieri sera, ancora senza voce, diciamo, ancora quasi. Questa sera, siccome è successo qualcosa, siamo stati decomunicati, non molto leggeri in un certo senso, diciamo, poi dopo è stato rivisto qualcosa e si è capito che nel momento in cui uno fa delle prenotazioni per i comizi e li fa nella legalità, che rispetta le regole, non ha fatto niente di illegale, non vedo perché bisogna scandalizzarsi comunque se si è prenotato in una piazza un comizio per la lista e qualche comizio per i singoli candidati. La legge ce me lo permette, come ha permesso agli altri di fare comizi ripetutamente dopo di noi. Noi abbiamo fatto questo qui, comunque devo dire che a onor del vero l'altra lista poi ha fatto un comunicato dove ci ha spiegato che effettivamente, essendo nella legittimità e nella regola, un in bocca al lupo a noi e ai nostri candidati, e noi li facciamo comunque perché stasera vogliamo essere molto più sereni e tranquilli, fare un in bocca al lupo anche agli altri, sperando che i toni possano un poco, ormai per le ultime sere, abbassarsi, tanto come si dice i comizi contano, però dobbiamo dire quello che pensiamo come programmi e non stare qui a insultarci e a offenderci come purtroppo è stato sinora. Io spero che in queste sere, in queste poche sere di campagna elettorale, i toni un attimino vengano abbassati e si faccia un vero confronto su quelli che sono i programmi, su quello che si vorrà fare nei prossimi 5 anni. Cosa vorremmo fare noi in questi prossimi 5 anni? In maniera, diciamo, nei primi giorni, cioè nei primi 100 giorni, cioè si dice a volte, no? Di organizzare gli uffici comunali. Gli uffici comunali per dare, siccome noi abbiamo parlato di inefficienza, cioè di quello lì comunque ce ne siamo convinti, io credo che a livello di efficienza si possa fare di più e quindi noi come primi 100 giorni cercheremo di organizzare gli uffici affinché si possa lavorare meglio e si possa essere più efficienti. In che maniera si può essere più efficienti? Per esempio il fatto già trattato più volte di questi avvisi che dove vengono dati a una società di Novoli. Noi questo qui nel comune di Vernole, che vadano a finire una certa ricchezza del comune di Vernole al comune di Novoli, non ci stiamo più. Bisogna organizzarsi a livello locale e fare o delle società che si possa vedere, dei professionisti del comune di Vernole, oppure se ci sono dei dipendenti e ci sono dei bravi dipendenti, possono fare i dipendenti questo lavoro senza che vadano a finire questa ricchezza in un altro comune. Cosa vorremmo fare ancora per quanto riguarda proprio immediatamente? Arriva l'estate, siamo a giugno, vabbè, dici sarà il 21 giugno, però ormai ci siamo. La pulizia delle marine per dare un aspetto migliore rispetto a quello che è attualmente. I nostri avversari ci hanno detto che ci sono 110.000 euro erogati per la pulizia, però è giusto che loro facciano la loro parte, però anche noi, sempre con toni non aspri, noi dobbiamo fare la nostra parte. Cosa dobbiamo dire? Che è vero ci sono questi fondi per la pulizia, è vero che stanno arrivando 110.000 euro, sono arrivati, però bisogna dire anche che questi fondi c'erano dal 2015, già c'erano, e noi li stiamo prendendo solamente nel 2018. Ecco, questo va puntualizzato in un clima di confronto elettorale, va puntualizzato. Questi fondi c'erano dal 2015, noi stiamo arrivando a questi fondi solamente in un momento di campagna elettorale stiamo arrivando. Cosa devo dire ancora su quello che noi ci vorremmo fare? A livello di giunta vi ho detto più volte che
noi rappresentiamo il territorio, almeno per 5 dei 6 centri. Per tutti questi 5 dei 6 centri ci sarà un amministratore, perché noi vorremmo comunque unire questo territorio, dove andremo a trovare poi di ogni paese le singole specificità e cercare di valorizzare, tipo la Caglia va valorizzata in quanto c'è un patrimonio storico-culturale che non ha simili nel meridione. Vanze come prodotti agricoli caseari, e quindi abbiamo già parlato di farms market. Ad Acquarica vedremo, per quanto riguarda per esempio c'è la saga, c'è del peperone, come potremo valorizzare questo prodotto. In altri centri tipo Strudà andremo a fare, per esempio abbiamo pensato oggi a una biblioteca a costo zero, dove per esempio ogni cittadino potrà portare un libro, e così cercheremo di aprire questa, ai ragazzi, questa biblioteca a costo zero, perché ognuno di noi si impegnerà a portare un libro, tanta gente porterà un libro, e quindi noi faremo questa biblioteca a costo zero. Quindi noi questa sera stiamo parlando solo di programmi, non stiamo offendendo nessuno, e questo spero che sia il clima di oggi e dei prossimi 2 giorni di campagna elettorale. Quindi vi stavo dicendo, la giunta sarà formata da 5 esponenti dei 5 centri che sono rappresentati, e stanno tutti, ecco, oltre i 5 centri rappresentati che stanno su questo palco, gli amministratori sono tutta gente presente su questo palco di questa lista. Non ci sarà nessun assessore esterno. Oggi ho da passare la parola, parleranno più componenti, cioè della mia lista, però una cosa, una promessa: se noi vinceremo queste elezioni, noi saremo al vostro fianco sempre, noi saremo disponibili, e chi sta qui, chi ha amministrato, ha dimostrato già questa disponibilità totale, e che continuerà, noi con voi, noi per voi. Progetto Comune, lista numero 1, passo la parola a Roberta Elia, grazie. Buonasera a tutti. Tra pochi giorni si concluderà questa campagna elettorale, quindi ognuno di voi si sarà fatta la propria idea, avrà la propria idea. Personalmente non capisco perché i nostri avversari politici insistano nel dire a tutti voi di ragionare con la propria testa, di non farvi abbindolare, di non farvi condizionare, di non farvi infinocchiare. Ma infinocchiare da chi? Da che cosa? Io sinceramente non riesco a capirlo. Io, se posso, vi chiedo solo questo: il 10 giugno, quando andrete a votare, vi chiedo di chiudere gli occhi un attimino, un minuto, e di pensare a tutto ciò che è stato fatto per il nostro territorio in questi 5 anni. Di pensare, di riflettere su questa cosa, sul fatto che solo in queste ultime settimane abbiamo visto operai pulire le nostre strade, rifare le strisce di segnaletica stradale, installare nuovi cartelli di benvenuto nel nostro paese, nel nostro comune, nel nostro territorio. Pensate all'aumento continuo delle tasse comunali. A proposito di questo, tra pochi giorni avremo l'ennesimo aumento sull'imposta e sui rifiuti. Solo dopo questa riflessione vi chiedo di riaprire gli occhi e di votare, perché bisogna vedere bene il simbolo da crociare. Se mi sono candidata è perché voglio fare qualcosa per la mia gente, per la mia terra. Attualmente l'unica risorsa per il nostro territorio, senza ombra di dubbio, è il turismo. Allora bisogna incrementare il turismo, valorizzando ciò che di bello abbiamo sul nostro territorio. Far affluire il maggior numero di turisti significa dare una mano alle attività presenti, con la possibilità appunto di crearne delle altre.
A me piace la mia terra, io non voglio abbandonare la mia terra e farò tutto ciò che mi è possibile per creare qualcosa di concreto per noi giovani, per avere un futuro. Perché siamo sinceri, la maggior parte di noi giovani un futuro non ce l'ha. Le associazioni culturali, ricreative e sportive locali sono un bene. Bisogna supportarle, collaborare con loro per promuovere lo sviluppo del nostro territorio. Bisogna pensare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, promuovere delle attività che li vedano protagonisti. Sono il nostro futuro e dobbiamo pensare prima di tutto al loro futuro. So che farete la scelta giusta. Il 10 giugno, lista numero 1, progetto comune, con Franco Leo sindaco. Grazie. Dopo Roberta Elia, il futuro, il presente e il futuro di questo comune non avrebbe bisogno di nessunissima presentazione. Disponibilità e competenza. Pantaleo Mangè, un grande applauso a Pantaleo. Pedini, buonasera, scusatemi per la voce, cerco di parlare piano quindi non consumare troppa voce. Bene, allora io ero a Lecce l'altro giorno e mi hanno telefonato alcuni cittadini e mi hanno detto, dice Pantaleo, dice non sai niente, dice hanno sentito il profumo tuo, stanno facendo le strisce, già, ma stiamo scherzando, dice sì, ma è possibile, sì, va bene, mo che vengo le vedo, e infatti sono state fatte le strisce. Quindi passo dalla via Sciolti e trovo il camion dell'Enersole. E ci hanno salutati perché mi conoscono, quindi perché gli stavo sempre diciamo dietro, quindi li controllavo sempre, li chiamavo sempre per sistemare le cose. C'era un filo in via Castello qua, in via Sciolti. E ho detto, senti, fai una cosa, vieni più indietro, il numero 31, tra il 29 e il 31, perché di là c'era questo filo dell'Enersole che il cittadino non poteva entrare più nella propria casa. Ho detto, guarda, fai una cosa, sistemamelo oggi, se no ti devo chiamare lunedì, cioè giorno 11, perché giorno 11 non ci saranno più, perché questi amministratori, che ormai dico io ex amministratori, sono inadeguati. Inadeguati vi dico perché, vi dico. Noi tenevamo una posta qua, raga, che i cittadini mi chiedono, perché sto girando, diciamo, mi confronto con loro e mi hanno chiesto, dice, ma è possibile, non si può fare niente, è mai possibile che possa succedere una cosa di questo tipo? Era così importante per il nostro territorio, perché era una risorsa economica, perché tutti i cittadini che passavano di Acquarica, che villeggiano al mare, al villaggio Nettuno, leccesi principalmente, si fermavano qua, pagavano le tasse qua, se stavano al mare, poi tornavano a pagare diciamo le bollette, tutte le questioni, e a questo punto dice facevano la spesa, stavano qua, insomma c'era una risorsa diciamo economica, invece l'abbiamo chiusa. Non mi spiego come mai Acquarica la posta è chiusa, a Pisignano la posta è aperta, a Acquarica tenevamo un rappresentante, a Pisignano nessun rappresentante. Che cosa è successo? È successo perché con la vecchia amministrazione, che loro dicono, l'amministrazione Mangione, noi ci siamo seduti con i funzionari, quindi delle poste, abbiamo parlato con i cittadini di Pisignano, quindi, e che cosa è successo? Che siamo riusciti la posta a tenerla aperta, sia a Acquarica che a Pisignano, perché era sufficiente per il nostro paese. Un giorno a Pisignano e un giorno a Acquarica. Quindi ci siamo saputi diciamo, confrontare con questi funzionari e dove ha tutto funzionato.
Invece poi dopo, quindi, questa posta è sparita. E mi dicono, è possibile che si può ripristinare di nuovo? Questo non te lo posso promettere, perché noi funzionari all'epoca, che sapevamo che prima o poi scadeva il contratto di dove era la posta, era ubicata la posta, gli avevamo promesso che gli davamo una stanza nelle scuole elementari. Quindi gratuitamente, perché non togliere questo servizio che era così importante, l'hanno tolto. Spiegatemi il perché, cari ex amministratori, ai cittadini di Acquario. Poi c'è un'altra cosa che vi devo, quindi protezione civile. Quindi c'è stato un problema, quindi emergenza neve. Che cosa succede? Ecco perché dico che sono inadeguati come amministratori, bravissimi professionisti, intelligenti, più bravi di loro non c'è nessuno. Vabbè. E quindi cosa succede? Succede che c'è una nevicata abbondante, quindi si sapeva perché avevano fatto il comunicato della protezione civile, quindi gli amministratori si dimenticano di questo e che cosa succede? Che gli altri comuni vicini si sono, diciamo, organizzati subito per buttare il sale prima che nevicasse o probabilmente durante la nevicata. Qua invece si dimenticano, se ne stava non so dove, quindi si accorgono quando la neve dopo due giorni che è ghiacciata, che cosa fanno? Quindi come sistemare questa questione? Chiamano un signore che tiene, diciamo, un mezzo, una pala, e cercano di pulire le strade, ma non quella con la lama, quella con dentata. Quindi che hanno fatto? Quando è ghiacciato non puoi toccare quelle cose, perché se la neve è bella morbida puoi fare con la pala, con la lama, spostarla e allora ha un senso e poi butti il sale. Quindi questo insomma è successo. Che cosa è successo? Che quelle strade già un pochino, diciamo, erano dissestate, l'hanno distrutte. Ecco perché dico che sono inadeguati e no. Noi tenevamo, quindi, nel nostro paese, quindi perché si è stato fatto nell'ambito di Martano, quindi un convegno con tutti i comuni dell'ambito di Martano per la sede della protezione civile. La voleva Calimera, la voleva Martano, la voleva Merendugno, la volevano un pochino tutti. Però che cosa è successo? Che abbiamo fatto un convegno nella scuola elementare di Acquario con tutte quante le associazioni dell'ambito di Martano. Quindi siamo stati un giorno, è venuto il vice di Bertolaso e quindi abbiamo proposto noi come sede nostra, perché geograficamente eravamo posti in una certa maniera, perché eravamo vicini al mare. E nella mia relazione che gli ho, diciamo, data a vice di Bertolaso, e quindi che cosa gli dicevo? Dicevo, noi siamo vicini al mare, teniamo la scuola e possiamo sistemare là la sede, teniamo il campo sportivo a due passi, dove se casomai c'era una calamità, quindi potevano mettere le tende e i camion, poi teniamo, quindi c'era il pozzo in caso di incendi, se c'era uno sbarco, quindi al mare. E poi posti quindi geograficamente in una certa maniera, perché teniamo pure l'aeroporto a due passi. Quindi se c'era un incendio, a secondo la situazione alle Cesine, quindi si poteva entrare se dal nord, quindi potevamo entrare dal nord oppure dal sud, erano ubicati in una certa maniera. Visto in questa maniera, allora decidono di sistemare la sede a Acquarica. Quindi siamo riusciti, diciamo, a convincere gli esperti di dare questa sede. Bene, prendiamo un finanziamento della Regione Puglia di 70.000 euro, no? Quindi si dovevano montare una radio, i computer, insomma, dovevano fare una bellissima cosa. Non se ne capisce che cosa ha fatto, che fine ha fatto. Quindi il sindaco è il responsabile della protezione civile. Bravissimo, ora arriviamo a lavore. Quindi non sappiamo niente. Che cosa succede? Mi torno all'emergenza neve, perché si dovevano comprare pure dei mezzi idonei. Quindi hanno fatto il giro che dovevano, diciamo, controllare il territorio, si è dovuto prendere un mezzo privato perché la macchina, quindi non erano con le quattro ruote motrici, e con la pandina vecchia da 50 anni. E questa è la situazione di questa inadeguatezza di questi amministratori. Alcuni cittadini mi dicono un'altra cosa, perché poi c'è la piazzetta qua vicino in via Castello, dove c'è un disastro, quindi purtroppo qua non si vede, ma comunque l'abbiamo messo su internet, perché poi lo facciamo proiettare in un'altra serata. Viene fuori quindi sta piazzetta, c'è Topi,
andatela a vedere domani mattina. Un altro stamattina mi chiama, dice: piazza Matteotti, detta piazza Camese. Io l'avevo fatto un gingillo quella piazza, non c'è luce all'interno, l'hanno disastrata tutta, pavimenti distolti, non si capisce niente. Quindi dove stanno questi amministratori? Che cosa facevano? C'era anche una piccola giostrina con uno scivolo e con delle sedioline per l'altalena. Non si capisce dove stanno. Quindi che cosa è distrutto? Questo, diciamo, è l'arredo urbano che hanno fatto in questo paese. Vi ricordate il cimitero di Acquarica? All'esterno dove c'è il parcheggio adesso, sia quello esterno, lì sulla via Vanze Acquarica, e quello all'interno. C'era un inceneritore, perché tutte le cose che raccoglieva tutto il comune e non solo del comune, quindi venivano incendiate. Questo era, e così è rimasto, però quando siamo arrivati noi abbiamo sistemato le cose, adesso non vi dico come sta. Problema dei campetti sportivi per quanto riguarda il campo di Verno, il campo di Strudà e quello di Signano. Là c'era un bel parchetto giochi, andate a vedere in quale situazione si trova. Il campo sportivo di Vernole l'hanno incendiato, perché quando arrivano in questo periodo, quindi loro non puliscono, dicono alle persone: attenzione, fate le pulizie nelle campagne, però loro con un fiammifero puliscono tutto il territorio. Le giornate ecologiche che tanto decantate, quindi non si sono più fatte, quest'anno non hanno fatto niente più. La pulizia della strada bianca, quindi, è rimasta così in abbandono, quindi sì, va bene, in abbandono totale tutto il territorio. Ma dato che incominciano ad arrivare i turisti, andate a vedere qual è la situazione. C'era un'altra cosa che vi devo... Appena sono arrivati, il primo mese, il secondo mese, l'amministrazione Mangione, insieme col sottoscritto e l'assessore, quindi Mirko Pastore, ci eravamo interessati per quanto riguarda di fare... scusate... Quindi Celentano, no? Il tavolo tecnico dell'agricoltura. Che cosa significa avere un tavolo tecnico al comune di Vernole o tutti i comuni, perché in altri comuni ci sono. Quindi comprendeva un agronomo, comprendeva un avvocato, una sigla sindacale, chiunque esso sia, l'assessore all'agricoltura, quindi del comune, chiunque esso sia, durante il mandato. Quindi gratuitamente, che cosa serviva questo tavolo tecnico? Per dare delle informazioni ai cittadini, quindi di qualsiasi, dicevo, anche dico, per quanto riguarda alcuni prodotti, alcune cose, per quanto riguarda il Xella, per quanto riguarda problemi dell'agricoltura. Questi che hanno fatto? L'hanno ritirato, hanno fatto una delibera e l'hanno tolto. Era a costo zero. Non ho capito perché, che cosa gli ha prodotto questa cosa, quali sono state le motivazioni. Ecco perché dico che sono inadeguati in questo senso. L'abbandono totale di tutto il territorio, quindi lo conosciamo tutti quanti. Vabbè, questo non lo facciamo per quanto riguarda. Volevo dire questa cosa, ma non lo volevo manco dire, però la devo dire per forza. Sì. Qualcuno ha detto che ho fatto dei danni, è vero. Mo vediamo a Verno quali danni ho fatto. Mi sono preoccupato, in via Capitano Ramirez c'era un dislivello tra l'allaccio delle fogne e il canale centrale della fogna. Mi sono attivato con i funzionari della Regione Puglia,
quindi con i funzionari dell'acquedotto, per trovare la soluzione, per vedere come era possibile quindi fare attaccare la fogna a quelle 3-4 diciamo abitazioni che stanno proprio sul posto. E poi mi sono interessato per far finalmente collegare l'anello di via Dante Alighieri con via Capitano Ramirez. Non solo gli è costato a costo zero, perché mi sono interessato per far fare l'accio alla fogna, quindi come se fosse un condominio. Ho dovuto pure fare di tramiti per mettergli d'accordo, perché litigavano pure con quelli che gli davano la possibilità di farlo gratuitamente, cioè con una sola spesa abbiamo lasciato tre persone. Questi sono i danni che ho fatto a quella persona. No. Mi seguiva per vedere, che diceva che ho fatto quindi allacci gratuiti, costo di varie in via Pascoli. Quelli sono stati fatti a costo zero, quindi come chiusura d'anello e basta, non abbiamo speso una lira per quanto riguarda questa cosa. Quindi io per questa sera tengo qualcosa da dire ancora, però sono stato bello, calmo, tranquillo, ho voluto solamente spiegare senza gridare. Devo mettere un pochino di fuoco? No. Posso dire che sono solamente inadeguati, sono pinocchi, mi sono spiegato perché sono bugiardi, sono solamente questo. Per quanto riguarda, qualcuno si è permesso di dire a noi che siamo cosa? Gentaglia. A loro sono gentaglia, o noi? Pure voi. A noi ci hanno detto che siamo gentaglia. Beh, devono tornare insomma a vedere un pochino, tornare a fare un pochino di educazione civica, di tornare a fare certe determinate cose. No, dopo. Devi dire. Di quelli che ci sono qui, nessuno è andato a casa loro. Bravo! Allora mi riservo. Quindi perché voglio capire che cosa hanno da dire, perché ci inseguono, e mi riservo poi al prossimo comizio di dare l'ultimatum di un bel passaggio che gli dirò certe determinate cose. A venerdì sera. Grazie a tutti, votate la lista numero uno, quindi votate chi volete. Grazie a tutti, alla prossima. Pantaleo ha parlato di ufficio postale di Acquarica, ufficio postale di Bisignano. Per l'ufficio postale di Acquarica, con una delibera di giunta, ci sono state delle spese legali da parte di questa amministrazione. L'ufficio è stato chiuso. Per quanto riguarda l'ufficio postale di Bisignano, non ci sono state spese legali. C'è stato l'interessamento di Andrea Antonucci. Prego, Andrea. Bravo Andrea, bravo! Grazie Franco. Io, amici di Acquarica, innanzitutto buonasera. Vorrei spendere qualche parola nei confronti del nostro candidato sindaco, Franco, perché sulla piazza di Vernole ho ascoltato diversi insulti ed attacchi che poco hanno a che fare con la politica e con l'educazione. Franco rappresenta Progetto Comune, le nostre idee ed i nostri programmi. E scusatemi se attaccando Franco tutti noi ci sentiamo coinvolti. Si tratta di educazione, appunto. Sì, perché attaccare un professionista, un uomo, un padre di famiglia dal punto di vista professionale e strettamente personale è un atteggiamento infantile degno di una classe dirigente priva di contenuti, di programmi e soprattutto di rispetto per la persona. Stanno avendo paura. E lo stanno dimostrando in maniera chiara.
La loro dimostrazione di paura è l'unico esempio di trasparenza che stanno dimostrando dopo 5 anni in questa campagna elettorale. È chiaro, è lampante. I cittadini, amici di Acquarica, hanno bisogno di tranquillità, hanno bisogno di sentirsi coccolati, di sentirsi veri protagonisti di questa campagna elettorale e non solo i semplici spettatori di menzogne, accuse e falsità. Se dico progetto comune, dico impegno, umiltà e trasparenza. Se dico Acquarica, penso a Pantaleo Mangè e a Roberto Elia. Se dico Strudà, penso a Franco, Giacomo, Andrea. Penso a Massimiliano. Se dico Caglia, dico Salvatore Picchierni. Se dico Vernole, dico Lucia. Dico Elisa. Scusate, ma non mi... Gerardo. Dico Gerardo, dico Mauro, che oggi non è presente su questo palco perché domani si sposa. Un gruppo di lavoratori, un gruppo di padri di famiglia, di persone oneste e leali che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro risorse per mettere in piedi un progetto a servizio del territorio di Vernole, altro che gentaglia o accozzaglia di numeri. Un progetto politico-amministrativo che sarà vicino alla Vernole che produce. Un progetto politico-amministrativo che sarà vicino ai commercianti, agli artigiani. Un progetto politico-amministrativo che sarà vicino a tutti quei giovani che avevano deciso di investire qui, ad Acquarica, e che invece si sono trovati costretti ad andare a pochi chilometri da noi, a Calimera, dove dopo solo 15 giorni gli hanno dato l'opportunità di realizzare il loro sogno e quindi di creare la loro bellissima azienda. Un progetto che vuole vedere Vernole e le sue frazioni rinascere, assieme alle attività commerciali, appunto, che oggi più che mai sono costrette a pagare le tasse in maniera a dir poco smisurata e a vedersi una riduzione ingiustificata di tutti i servizi. Un territorio che deve rinascere assieme alla sua gente, ai suoi giovani e ai suoi professionisti. Ho detto professionisti. Sì, perché in questi 5 anni i nostri professionisti, i nostri avvocati, i nostri ingegneri sono stati messi da parte a favore di chi nel nostro territorio non ci vive e non paga le tasse. Professionisti, avvocati e tecnici che operano negli stessi studi professionali di chi millanta legalità ed onestà. Negli stessi studi di chi altro non sa fare che salire su questo palco, urlare, alzare la voce e sfoggiare la sua bellissima cresta. Un progetto politico-amministrativo capace di far brillare quel bellissimo cielo stellato composto dalle associazioni di volontariato, dalle proloco. Sì, perché le associazioni, l'associazionismo è qualcosa di magico. Lo stare insieme condividendo le stesse emozioni, gli stessi obiettivi, è qualcosa di impagabile ed è quanto di più bello e costruttivo possa esserci nella nostra società. Acquarica, assieme al territorio tutto, ha bisogno di punti di riferimento e ce li avremo, Pantaleo e Roberta. Ha bisogno che l'Ecomuseo, il Castello Marchesale abbiano la giusta visibilità a livello turistico e quindi creino occupazione. E invece su questi palchi si parla soltanto di falsa trasparenza, di onestà, di verità. Ci venissero a dire dall'altra parte, l'amministrazione De Carlo, che dopo 5 anni ancora imperterriti continueranno ad aumentare la tassa sulla spazzatura di circa il più 27% e lo faranno dopo le elezioni, così, magicamente. Amici di Acquarica, io sono convinto che anche voi il 10 giugno
sapete come comportarvi, sapete che è giusto, è arrivata l'ora di dare una lezione di vita, ma soprattutto di umiltà a questa gente che ci ha governato per 5 lunghissimi anni con arroganza e presunzione. Il 10 giugno, lista numero 1, progetto comune con Franco Leo candidato sindaco. Grazie. Bravissimo Andrea. Solo qualche chiarimento sul comizio loro dell'altra sera. Per smentirci loro hanno parlato, siccome c'è nel nostro programma e noi abbiamo parlato di programma, abbiamo parlato di baratto amministrativo, allora si è voluto far credere che non si possa fare. Il baratto amministrativo era quell'operazione con la quale attraverso una delibera dell'amministrazione si poteva fare, cioè in maniera tale che i debiti che una persona potesse avere nei confronti dell'amministrazione comunale per pagare IMU, TASI e TARI potesse sdebitarsi attraverso dei lavoretti per tenere quantomeno pulito il nostro ambiente, quantomeno il nostro territorio, come benvenuto, cioè che non si dà solo con un autovelox dall'altra parte dove c'è scritto benvenuti a Vernon, insomma, come succede arrivando nel nostro territorio. Il baratto amministrativo non si può fare, perché ha detto secondo la Corte dei Conti, per i debiti pregressi. Se ci sono dei debiti che sono di anni precedenti, come loro hanno mandato tanti avvisi di liquidazione, anni 2012, 13, 14, 15, così faccio esempi, non si può fare. Per quelli che potranno essere debiti in corso da quando noi amministreremo, quindi a brevissimo, si può certamente adottare il baratto amministrativo e noi lo adotteremo. Quindi come chiarimento questo qui. Come si può per esempio fare in maniera tale che questo territorio così vessato da imposte a livelli ad aliquote massime, cosa che hanno fatto altri comuni molto vicini a noi, hanno fatto per fare in maniera tale che i giovani non vadano via, hanno disposto che le abitazioni che vengono ristrutturate, ci andranno ad abitare giovani coppie, saranno abitazioni che non pagheranno IMU per 10 anni, saranno abitazioni che pagheranno TARI ridotta, e noi faremo altrettanto, e non come hanno fatto loro che hanno solamente aumentato, facendo in maniera tale che nessuno si fa più qui una casa, stanno impoverendo non solo economicamente ma anche come persone, diventiamo sempre di meno, questo comune alla fine si sta svuotando, stanno rimanendo solamente le persone anziane, noi aiuteremo i giovani, noi daremo una mano, noi per voi, lista numero 1, progetto comune, il giorno 10 sicuramente anche ad Acquarica avremo un grandissimo successo. E quindi questo nostro gruppo sarà la nuova amministrazione di questo comune, a loro facciamo fare solamente ormai il tour d'addio, perché stanno facendo il tour d'addio ormai. Cittadini, giorno 10, progetto comune, lista numero 1. Grazie a tutti quanti.